Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news amministrative. Il Movimento 5 Stelle spugna Livorno, immigrati non si ferma, l'emergenza sbarchi in Pakistan, strage all'aeroporto di Karachi, 28 morti. Il Movimento 5 Stelle conquista Livorno, Bergamo e Pavia passano invece al PD che però perde Padova, Perugia e Potenza. Questi dati più significativi emersi dal turno di ballottaggio per le amministrative. Ballottaggio che sulla carta coinvolgeva circa 4 milioni di cittadini italiani in 148 comuni, ma che in realtà ha visto una partecipazione bassissima. L'affluenza finale è risultata inferiore al 49%. Non si ferma l'emergenza sbarchi. È arrivata al porto di Palermo una nave mercantile con a bordo 529 profughi soccorsi due giorni fa. Tra gli immigrati sulla nave molte donne e molti bambini. Al porto di Taranto è giunta invece la nave Etna proveniente dalla Sicilia con a bordo circa 1300 migranti e continuano a registrarsi anche delle vittime. E strage all'aeroporto internazionale di Karachi, preso d'assalto ieri sera da un comando armato. Il bilancio è di almeno 28 morti. L'attacco è stato rivendicato dai talebani. 10 i militanti entrati di nascosto nel terminal che hanno lanciato bombe a mano e aperto il fuoco. Marine Le Pen prende le distanze dal padre Jean-Marie dopo le dichiarazioni antisemite da lui rilasciate a poche settimane dalla vittoria del Front National alle europee. Il padre, attaccando alcuni artisti critici del partito, tra cui alcuni ebrei, aveva dichiarato «ne faremo un'infornata la prossima volta» e Marine bolla le parole del padre «errore politico». Tragico incidente nel paesino di Segura della Sierra in Andalusia, dove il noto chef spagnolo Dario Barrio è morto dopo essersi schiantato contro una montagna. Nel video di uno spettatore si vede Barrio in volo con indosso una tuta alare insieme ai suoi compagni. Il paracadute di Barrio non si è aperto per un malfunzionamento. Italia nella morsa del caldo fino a venerdì con temperature in ulteriore aumento e sensazione di afa nelle grandi città. Valori massimi a 34-37 a Roma, Napoli, Firenze e Bolzano. Nel resto delle grandi città del nord e del centro farà più fresco al sud che risulterà più ventilato. Il 68% dei brasiliani a meno di 3 giorni dal via dei mondiali è convinto che la Seleção vincerà il suo 6° titolo iridato e Pelé sogna una finale Brasile-Uruguay in una ideale rivincita su quella del 50 vinta dagli uruguaiani e vissuta in Brasile come una vera tragedia nazionale.